Riapertura di Città della Scienza con futuro remoto e realizzazione di una spiaggia con relativa bonifica di un tratto della costa del litorale di Bagnoli. Erano questi i due argomenti di discussione stamane tra gli abitanti della decima municipalità. A 6 mesi dal rogo che distrusse il polo scientifico, la ferita è ancora aperta. In tanti auspicano un progetto importante da parte del governo, ma anche del comune, che non restituisca soltanto Città della Scienza, ma che preveda anche una bonifica dell'area della colmata. Ma c'è anche chi è scettico e parla di un progetto che oggi è già un progetto vecchio. Nel nuovo progetto, che diventerà vecchio, sicuro. Quindi la spiaggia non si farà? Un giorno noi parleremo il vecchio progetto, lei oggi dice il nuovo, un giorno diremo il vecchio progetto. No, non credo ai progetti, mi dispiace. Deve cambiare qualcosa assolutamente, radicalmente, perché nessun progetto. Io vorrei per esempio che voi vi occupereste di quella battaglia che noi stiamo portando avanti qui a Bagnoli, che è l'indifferenziata per esempio. La nuova spiaggia, sì, ho letto anche degli articoli sui giornali che vogliono retrocedere di 10 metri, se ho capito bene, per la nuova spiaggia. Ma io dico che è più importante la Città della Scienza che mette questa spiaggia al limite ampliare Città della Scienza invece di fare questa spiaggia che secondo me credo che sia inutile. È un segnale importante dopo quello che è successo, speriamo che però insomma le cose convengano come è stato detto, non fatto così. Per esempio c'è ancora il coso delle tartarughe adesso non ricordo bene, che alla fine poi non è andata in porto, so.